Hare Krishna, Bhattarungi, Bhattarosani, Bhaktin Chiara, Bhaktin Laura, Bhaktin Viana, Bhaktapira, Bhaktin Vittoria. Hare Krishna, cantiamo. Cantiamo il terzo verso dell'Upadeshamrita. उत्साहं निष्ठया धारयात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागच्छतो वृत्ते सङ्गत्यागच्छतो वृत्ते शब्दिर्भक्ति प्रसीदति शब्दिर्भक्ति प्रसीदति उत्साहनिश्चयधर्या तथात् कर्म प्रवर्तना तथात् कर्म प्रवर्तना सङ्गत्यागच्छतो वृत्ते सङ्गत्यागच्छतो वृत्ते शब्दिर्भक्ति प्रसीदति शब्दिर्भक्ति प्रसीदति उत्साहं निश्चया दर्यात् उत्साहं निश्चया दर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागच्छतो वृत्ते सङ्गत्यागच्छतो वृत्ते शब्दिर्भक्तिर्प्रसीदति शब्दिर्भक्तिर्प्रसीदति इति न वाक्यम् उत्साहं निश्चया दर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागच्छतो वृत्ते सङ्गत्यागच्छतो वृत्ते शब्दिर्भक्ति प्रसीदति शब्दिर्भक्ति प्रसीदति Traduzione. Questo è il terzo verso dell'Upadeshamrita. Ci sono sei principi favorevoli all'esecuzione del puro servizio devozionale. Primo, essere entusiasti. Secondo, sforzarsi con fiducia. Terzo, essere pazienti. Quarto, comportarsi secondo i principi regolatori come Shravanam, Kirtanam, Vishnusmaranam, ascoltare, cantare, ricordare Krishna. Quinto, abbandonare la compagnia dei non devoti. Sesto, seguire le orme degli acharya precedenti. Questi sei principi assicurano senza alcun dubbio il completo successo nel puro servizio di devozione. Srila Rupa Goswami Prabhupada Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bo. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nir
vishesha shunyavadi vastatade jatarine jayoshi krishna chaitanya prabhu nitananda shri advaita gadada shivasadi gura bhakta vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, devoti. Vorrei salutare anche i devoti e gli amici su Facebook. Vediamo subito. Eccoci. Hare Krishna Maharani Tulsi, Falguna, Purnima, Prabhu, Loredana, Fabio Massimo, Valeria, Loredana, Fabiana, Hare Krishna Devoti, Emanuele, Palmira, Simona, Gabriella, Maurizio, Valentina, Hare Krishna Devoti. Buonasera, eccoci. Dunque, l'ultima volta, lunedì sera, ci dicevamo che Bhakti, Prabhupada, l'ha tradotta come servizio di devozione. Sicuramente avrete letto, probabilmente, può essere che abbiate letto qualche versione non devozionale, non Vaishnava, ecco, qualche versione, traduzione della Bhagavad Gita, per esempio, in cui la parola Bhakti viene tradotta come amore, come devozione, ma non come servizio di devozione. Vediamo come servizio di devozione, no? Prabhupada usa, per tradurre questa parola, Prabhupada usa un sostantivo e un aggettivo, servizio di devozione, devozionale, diciamo, no? Un congiuntivo, ecco, un genitivo, ok, va bene. Che cosa ci comunicano queste due, no, un congiuntivo, perdono, un... non congiuntivo, perdono, mi sono confuso, un genitivo volevo dire. Ma cosa ci comunicano queste due parole combinate insieme? Allora, ci dicevamo l'ultima volta, mi sto soltanto riallacciando. Cosa ci comunicano? No, perché allora, il servizio sembra essere una componente esterna, il servizio, no? Io faccio delle cose, servo. Mentre la devozione è più una dimensione interna, una componente interna, la devozione, l'amore che uno coltiva attraverso il servizio. Ecco, questo è il punto. Cioè, siamo esternamente impegnati in servizio, anche se la parola più giusta dovrebbe essere in servigio, e internamente, interiormente, noi coltiviamo questo ricordo devozionale. Eppure, la sua vera essenza, Srila Prabhupada ci dice, è l'attività pratica. Significa che servizio devozionale significa essere impegnati, impegnarsi nel servizio e cercare di ricordare Krishna il più possibile. Ecco. Ma intanto servire, agire, operare. Ora, al nostro livello attuale, in questo momento storico esistenziale, diciamo, ecco, se provassimo, provate a immaginare, no? Adesso siamo qui, proviamo qui, senso, qui in questo momento, no? Storico della nostra vita, della nostra esistenza, e proviamo a non fare assolutamente nulla, come si dice, non alzare neanche un dito, e mettiamoci soltanto a ricordarci di Krishna, a pensare a Krishna costantemente, a pensare. Le cose non funzionerebbero.
Non funzionerebbero per tanti, tanti, tanti motivi. Dobbiamo ricordare Krishna internamente, ovviamente. Una massima ora et labora, no? Prega e lavora e opera e agisci, ovviamente, no? E tutto questo prima ancora di essere il motto, credo, dei domenicani? Non ricordo. O benedettini, ora et labora, non credo dei francescani. Comunque, prima ancora di essere il motto, no, di un ordine religioso, cattolico, è la formula sempiterna enunciata nella Bhagavad Gita, Bhakti Yoga, ricordo. No? Internamente noi ci ricordiamo di Krishna ed esternamente agiamo, serviamo, serviamo. Quindi dobbiamo ricordarci certamente di Krishna internamente, ma cosa più importante, servire Krishna esternamente, esternamente. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente tenerci occupati nel servire Krishna. Dobbiamo fare questo. Impegnarci, assumerci responsabilità. Cosa vuole Krishna? Krishna vuole che questa saggezza, questa conoscenza raggiunga più persone possibili, tutti, raggiunga tutti, che inondi il mondo intero. La nostra parte consiste in questo. Noi siamo parte di Krishna, significa che dobbiamo fare la nostra parte nel piano di Krishna. Noi dobbiamo semplicemente prendere questi scritti, questi documenti inoppugnabili e farli circolare, dobbiamo diramare questa circolare, diramarla in tutti i modi possibili e immaginabili. Il book crossing è un modo semplice, piace molto, si vede, insomma. Senza che io vi chiedessi neanche niente, oramai così, d'amblè, stan spede in uno, sono usciti già 300 libri. E alcuni devoti devono ancora darmi come si dice, delle conferme, no? Della loro partecipazione anche in questo mese. E, va bene, però piace, no? Allora fatelo, continuatelo a fare sempre di più, impegnarsi, questo significa tenersi occupati nel servire Krishna. E poi, allora, durante le lezioni, durante i programmi del mattino, che non si svolgono soltanto nei templi, ma anche nelle case, possono e debbono svolgersi dei programmi, per quanto magari un po' più ridotti, short version, va bene, però nelle case dei devoti, sì. Svolgono i programmi del mattino, no? Si canta al mattino, si offre l'arati alle divinità. Ecco, questo è l'impegno, no? Allora, quindi, durante le lezioni, dicevo, i programmi mattutini, la sadhana, no? Tutto questo è sadhana, le letture individuali che fanno parte della sadhana. Durante queste occasioni, in queste occasioni, cosa andremo a fare noi? Coltiveremo il ricordo cosciente di Krishna, un ricordo smaranam, sempre, in ogni singolo istante, mentre cantiamo, mentre ascoltiamo, mentre offriamo l'arati o qualcuno ci porta la fiamma, un fiore appena offerti sull'altare. Non dovremmo mai dare niente per scontato. Sono tutte espressioni dell'amore di Krishna che ravviva il nostro amore per lui. Tutte queste sono appelli all'essere umano, per un amore reciproco, affinché noi si reciprochi con lui in questo amore che lui già ci elargisce. Allora, in ogni singolo istante rimaniamo concentrati durante il Japamala. Ecco, questo significa coltivare il ricordo cosciente di Krishna. E al di là di queste occasioni, ripeto,
Durante le lezioni coltiviamo il ricordo cosciente di Krishna. Durante i canti ricordiamoci coscientemente di Krishna. Durante la sadhana, il japamala, le letture individuali, coltiviamo questo ricordo cosciente di Krishna. E al di là di queste occasioni individuali e collettive, impegniamoci nel servire Krishna. E torno a dire, ribadisco, non è difficile, chissà cosa posso fare io per Krishna, chissà come. Allora, Srila Prabhupada da Acharya ci ha dimostrato anche questo momento di titubanza, no? Allora, durante il primo incontro, con titubanza tipica di noi anime condizionate, no? Manda su manda, Matayo, manda bhagya, upadruta, siamo così sfortunati perché poniamo la nostra attenzione su ciò che la porta lontano da Krishna, no? Siamo distratti, costantemente distratti, ce le andiamo proprio a cercare le distrazioni. Questo significa essere molto mandabhagya, molto, molto, e upadruta, sempre disturbati, molto sfortunati, disturbati. Allora, preoccupata da Acharya, ci ha mostrato questo attimo, questo esempio, diciamo, di confusione, di perplessità, ma quale sarà il mio dovere? Quale sarà il mio. Cosa posso fare per Krishna? Durante il primo incontro col suo maestro Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Prabhupada ricevette, il giovane Abhai, ricevette un'istruzione chiara. Diffondi la coscienza di Krishna in tutto il mondo, predica in lingua inglese, vai. Poco prima della dipartita, anni dopo, poco prima della dipartita di Srila Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada, il nostro Srila Prabhupada, scrisse una lettera a Srila Bhaktisiddhanta chiedendogli: ma cosa posso fare per te? Ti prego, dammi un impegno, impegnami, come posso servire te e Krishna, no? Guru, Krishna, Vaishnava, come posso servirti? E Srila Bhaktisiddhanta gli ha ripetuto le stesse identiche parole, ovvero lo stesso concetto con parole praticamente simili, con le stesse parole, lo stesso insegnamento che gli diede anni e anni prima. Allora, è sempre quello: qual è il no? Cosa possiamo fare? Come possiamo impegnarci con Krishna, al servigio di Krishna? Come possiamo impegnarci con Krishna? È semplice: prendere questi libri e distribuirli. Sì, bisogna organizzarsi. Organizzarsi. Una volta con alcuni devoti è uscito fuori durante uno studio di qualche settimana fa un'idea carina che in realtà è già messa in pratica da una nostra amica, Giordana. Avere un salvadanaio. Avere un salvadanaio. E un salvadanaio del book crossing. All'inizio del mese inizia a riempirlo o mette da parte. Subito tutta la quota o una parte, un po' alla volta, e poi questo si può devolvere al book crossing, che può essere o diretto, nel senso che uno adotta, acquisisce i libri e poi li distribuisce, li dissemina, oppure può essere il book crossing sospeso. Per esempio, la nostra amica Bhakti Maria Giulia, per una serie di circostanze, lavora tante ore sul 118, sull'ambulanza, e non ha molto tempo. Insomma, a volte succede che i libri si accumulino. Questo è un caso. Allora, lei cosa fa? Vuole rimanere comunque, come si dice, sul pezzo. Allora li adotta a distanza. Cioè, il book crossing è sospeso. Quindi comunque devolve la sua parte, la sua quota mensile per il book crossing, però noi poi li consegniamo. Per esempio, la nostra Valeria Costanza, in questo momento online, ha ricevuto una scatolona di libri, non so quanti ce ne fossero dentro, di libri sospe in sospeso, il book crossing sospeso, ovvero qualcuno ha finanziato quei libri che qualcun altro, in questo caso lei o altri devoti, hanno distribuito per conto della persona che li ha sponsorizzati, e in ultima analisi per conto di Srila Prabhupada e di Krishna. Quindi ci sono tante,
tante modalità dove c'è il desiderio. Se c'è il desiderio, c'è anche il modo. 26, vedete, Valeria, 26 libri. A lei abbiamo dato 26 libri, oltre a quelli che già prende lei, peraltro, peraltro, bravissimissima, veramente. Complimenti. Dove c'è se c'è il desiderio, il modo si trova. Eh? Quindi teniamoci, e queste sono le prime righe della spiegazione del terzo verso, spiegazione Bhaktivedanta, del terzo verso dell'Upadeshanamrita. Sentite che dice, eh? Il servizio devozionale non è un argomento di speculazione sentimentale o un'estasi immaginaria. La sua vera essenza è l'attività pratica. La bhakti deve essere coltivata. Quando diciamo coltivare, ci riferiamo all'attività. Coltivare la spiritualità non significa starsene pigramente seduti con la scusa della meditazione, come insegnano alcuni falsi yogi. Questa meditazione è oziosa, può essere d'aiuto per coloro che non hanno alcuna informazione sul servizio devozionale, ma noi questa informazione ce l'abbiamo. E per questa ragione essa è talvolta raccomandata come un modo per evitare di essere distratti da attività materiale. Se non sai cosa fare, è meglio che tu non faccia niente. Questo è il senso. Se non sai di cosa parlare, è meglio che tu taccia. Ok. Meditazione significa mettere fine a tutte le attività assurde, almeno per quel momento. Il servizio di devozione, però, non si limita a mettere fine a tutte le assurde attività mondane, ma richiede impegno in attività devozionali molto significative. Hare Krishna, è meraviglioso. Meraviglioso che sia venuto qualcuno a dirci come agire nel mondo. Dunque, quindi coltivazione interiore, meditazione interiore e attività all'esterno, servire, servire Krishna e la missione. Servire Krishna significa servire la sua missione. Ok, grazie a questa combinazione, si può avanzare nella vita spirituale, grazie a questa combinazione. Ma, come ha detto Srila Prabhupada, come abbiamo appena letto, la sua vera essenza resta l'attività pratica. Perciò, quando diciamo la sua vera essenza è l'attività pratica, la sua vera essenza, ovvero del puro, del servizio di devozione, del bhakti, della bhakti, del bhakti yoga, allora la sua vera essenza è l'attività pratica, però abbiamo detto anche servizio di devozione, quindi devozione interiore e servizio all'esterno. Benissimo, come si relazionano tra loro questi due aspetti? Devozione e servizio. Servizio è il sostantivo e devozione, devozionale, l'aggettivo. Come si relazionano, come si conciliano? Allora, come già anticipavamo lunedì, 2 giorni fa, il servizio è sia il veicolo della devozione che il motore della devozione. Un veicolo da solo non si muove, ha bisogno di un motore, ok, di un motore, di qualcuno che lo accenda, che lo stimoli. Allora, potremmo definire la devozione come la sostanza, no? La devozione è la sostanza. È giusto, se no. Come agisci? Per chi agisci? In devozione a qualcuno, in questo caso in devozione a Krishna. Quindi diciamo giustamente che la devozione è la sostanza, eh? La sostanza. Ma la sostanza non è veramente sostanza a meno che non sia espressa attraverso il servizio. Quindi il servizio è il veicolo della devozione, certamente, il veicola la devozione, il servizio. Ma è anche il motore della devozione. Ed è di questo che essenzialmente proveremo un po' a parlare questa sera. Allora, dobbiamo comprenderli bene questi due concetti, proprio bene, perché allora, alcune persone, per esempio, dicono, no? Va bene, vuoi praticare la bhakti, la tua devozione, praticala, ma perché devi farlo così platealmente, pubblicamente? Non so, che andate a cantare per le strade, braccia alzate, a cantare, alcuni a squarciagola, va bene, a cantare, un po' più, alcuni più intonati, altri meno,
Comunque, qual è la bhakti? Non è forse una cosa privata? Cioè, quando io amo qualcuno, io amo mio marito, e che vado in mezzo alla strada, amo mio marito, e canto il suo nome, faccio le strimpellate, le stornellate, no, non lo fa, cioè, pratica, e praticala, chi ti dice niente, no? Ma perché? Perché farlo in maniera così ostentata? La bhakti è qualcosa di privato e vividela dentro il tuo cuore. Perché devi esibirla? Cos'è questa esibizione? Beh, il kirtan non è un'esibizione della bhakti, no? Non lo è. È un'espressione della bhakti. C'è un'enorme differenza tra esibizione ed espressione. Quando si parla di esibizione è per uso pubblico, no? Per lo spettacolo, non lo so, per fare spettacolo, per dar piacere agli spettatori, no? Infatti Shila Prabhupada in una lettera o in una lezione, non mi ricordo, diceva chiaramente: noi non cantiamo per fare spettacolo. Chi vuole venire viene, ma noi non cantiamo per fare uno show, una mostra di un qualcosa. Non è un'esibizione la nostra, non siamo esibizionisti, no? Non è un'esibizione. Perché l'esibizione, appunto, l'esibizione è per gli spettatori, per dar piacere agli spettatori, per l'autocelebrazione, no? Ok. Ma l'espressione è per il piacere della devozione. Tu esprimi per il piacere del destinatario della devozione. È un'espressione d'amore, tu ti esprimi amorevolmente, dimostri il tuo amore, l'essenza pratica del tuo amore, l'essenza più profonda del tuo amore, tu la dimostri, la esprimi. Quindi un conto è l'esibizione, un conto è l'espressione. Ora, come abbiamo già discusso, tanto per capirci meglio, l'ultima volta abbiamo discusso di quell'esempio della madre, no? La madre esprime l'amore a suo bambino, no, cioè glielo esprime non soltanto per rassicurarlo: guarda che io ti amo, ti voglio bene, non lo fa soltanto così, cioè l'amore indubbiamente c'è della madre, no? Ma qual è la cosa più importante? La tangibilità del suo amore nella forma di servizio pratico al bambino. Entrambi sono importanti, entrambi ovviamente. Ora, rimaniamo coerenti, coerenti. Quando svolgiamo il servizio pratico, è il modo in cui esprimiamo praticamente la nostra devozione a Krishna. E quello è il modo. Altrimenti chiunque potrebbe affermare: sono un devoto avanzato, sì, va bene. E come si può verificare? Mi devo fidare? No? Allora, la devozione di qualcuno è definita dal suo impegno, dal suo impegno. Non troverete neanche una pagina, neanche una proposizione, un verso che smentisca questo. Troverete soltanto conferme nella Bhagavad Gita, nel Nettare della Devozione, dell'istruzione, nella Srisha Upanishad, in tutto lo Srimad Bhagavatam. Soltanto conferme a questo. La devozione è definita dall'impegno. Più ti impegni, più devoto sei. Più devota, devoto sei. Cioè, se una persona ama qualcuno, quella persona che ama fa tante cose per la persona amata, tante, agisce. Quindi l'amore lo scopriamo, non è soltanto un sentimento, lo capiamo, no? L'essenza dell'amore sta nel fare, fare, impegnarsi amorevolmente. Quindi non è soltanto un sostantivo, l'amore, eh? È anche e soprattutto un verbo, non è soltanto un sostantivo, è anche e soprattutto un verbo, amore, l'amore, perché si basa sul fare, agire amorevolmente.
Sì, è certamente chiamiamolo un sentimento, anche se non è neanche un sentimento, perché è la condizione naturale, è il dharma dell'essere vivente, benissimo, ovvero il Bhagavata Dharma. Lo diciamo un sentimento, beh, cioè, tu provi amore per quell'anima, prova amore per qualcuno, no? Ovvero per Krishna e per tutte le anime, per tutte le parti integranti di Krishna. L'amore, certamente, è tutto questo, ma come si esprime? Essenzialmente si esprime attraverso le nostre azioni. Da dove vedi che una persona è innamorata di un'altra? Sì, da come la guarda, sì, da come ne parla, ma soprattutto da come si prende cura di quella persona, da come la ama, dalla qualità del suo amore, delle sue azioni amorose, attività, opere amorose nei confronti di quella persona. Quindi il servizio è il modo in cui noi esprimiamo la nostra devozione a Krishna, il servizio, assumersi incarichi per Krishna, assumersi impegni, incarichi, responsabilità. Ora, qualcuno potrebbe dire, no, non dei devoti, ovviamente. Però qualcuno potrebbe obiettare, ma noi possiamo aver bisogno di qualcosa, di qualcuno che ci serva, che ci aiuti, che ci faccia delle cose, no? Ma Dio non ha bisogno di niente, non ha bisogno di qualcosa da noi. Dio è soddisfatto in sé. Sì, certo, Dio non è indifeso come un bambino, come il bambino dell'esempio di prima, perché ovviamente ogni esempio è limitato, no? Allo scopo di raggiungere un obiettivo, far capire un aspetto filosofico, no? Essenziale, fondamentale. Beh, no, non è che Dio sia come un bambino spaurito. Non autosufficiente e perciò ha bisogno, allora, Dio, ma Dio non è come un bambino, Dio è soddisfatto in sé, è certo, e questo lo confermiamo, certamente, sì. Ciò nonostante, Dio, la persona suprema, Krishna, ricambia l'amore, yeyatam mamprapadyante tamstatai vabhajamiham, 4.11 della Bhagavad Gita. E cosa fa Krishna? Proprio per amore di questo desiderio di scambiare, di ricambiare, proprio di riamare a sua volta, come traduce egli stesso l'amore per noi? Agendo, servendo, servendo. Amore è sinonimo di servizio. Noi abbiamo voluto vedere come sarebbe stata la nostra vita se noi fossimo stati lui. Indipendente, libero, senza vincoli, né limitazioni. Allora lui ci ha fornito un luogo dove possiamo provarci. Non ci ha impedito tutto questo, no? Agisce e ci fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno, sopperisce a tutte quelle che sono le necessità. E poi, quando l'anima decide invece di ricominciare ad agire da anima finalmente, dopo tanto tempo, ancora una volta Krishna manifesta il suo amore servendoci su piatti d'oro, anzi su piatti di gemme trascendentali, di gemme cintamani, un'occasione dopo l'altra, un'occasione dopo l'altra di servizio e devozione, di purificazione. Lui ci serve. Così, Hare Krishna Mangala. Quindi il Signore agisce rispondendo a chi agisce per Lui. E lo fa sempre, sempre. È così in questo mondo materiale, per le anime condizionate, che non vogliono decondizionarsi, Krishna le serve, le segue, le serve. Come ci siamo detti un paio di domeniche fa, Krishna cosa fa? Mentre desidera che noi torniamo da Lui e attende la nostra volontà a tornare da lui, si dà da fare, agisce, agisce per far sì che quel momento arrivi il prima possibile, per agevolare
agevolare quel momento, no? Quindi lui agisce. È così nel mondo materiale, con le anime condizionate che non intendono decondizionarsi. È così nel mondo materiale, con le anime che invece intendono decondizionarsi. Krishna le agevola, le favorisce. Ed è così nel mondo spirituale. Hare Krishna Bhakti Impavya. Ed è così nel mondo spirituale. Cioè, il mondo spirituale è un luogo dinamico, questo si apprende benissimo dallo Srimad Bhagavatam, dalle descrizioni che Krishna stesso dà del mondo spirituale. Uniche, uniche, non esistono altre descrizioni di ciò che si fa nel mondo spirituale. Ci avete mai fatto caso? Non esiste in nessuna, ma non soltanto religione, in nessuna cultura, in nessun ramo della scienza. Neanche della fisica quantistica ci sono spiegazioni a riguardo di cosa si faccia nel mondo spirituale. Niente, ma neanche una spiegazione così completa dell'universo, della composizione dell'universo, neanche quello, non troverete nulla, in nessuna fonte, informazioni così dettagliate, con dovizia di particolari e di una coerenza assoluta, senza punti interrogativi, senza forse, senza condizionali, potrebbe, dovrebbe, eccetera. Nessuna fonte fornisce così tante informazioni, così come a riguardo del mondo spirituale. Allora, il mondo spirituale non lo apprendiamo dalle descrizioni, ripeto, di Krishna che Krishna stesso fornisce, e dalle descrizioni che i suoi puri devoti, abitanti del mondo spirituale, ci forniscono, e non sotto forma di visioni mistiche, e che ci sono anche santi in tutte le tradizioni del mondo, da sempre, santi, no, persone, mistici che hanno avuto delle visioni, però alcune si discostano, alcune a volte leggermente, a volte di tanto, dalle visioni di un altro. Sicuramente ci sono dei comuni denominatori, va bene, ma qui non stiamo parlando di visioni mistiche ultraterrene, qui stiamo parlando di documenti inoppugnabili, di prove, di metodi pratici di verifica. È questo che definisce, è questo che traccia la linea di demarcazione tra quella che può essere un'intuizione, un afflato, una visione mistica e la visione conoscitiva perfetta, e che fornisce, no? La scienza, ecco, la scienza trascendentale, che fornisce non solo una visione conoscitiva perfetta da un punto di vista teorico, ma anche da un punto di vista pratico, perché offre gli strumenti per realizzare pratyaksha vagamandarmyam, si può percepire, si può realizzare con percezione diretta, spiega la Bhagavad Gita all'inizio del nono capitolo, 9.1 o 9.2, sì. Pratyaksha Vagamandarmyam, no? Allora, con realizzazione diretta. Quindi, il mondo spirituale è un luogo dinamico, questo lo apprendiamo e siamo molto fortunati ad aver ricevuto queste informazioni, e dobbiamo rendere fortunati gli altri, altrimenti quella fortuna svanisce. Se il mondo spirituale fosse invece un luogo in cui tutti meditano passivamente, ovvero non attivamente, no? Non c'è azione, attività pratica. Se il mondo spirituale fosse un luogo dove tutti quanti sono immersi nell'estasi devozionale, individuale, meditano passivamente sul Signore e nessuno fa nulla per l'eternità, capite perché? Capite perché la gente diventa atea? Perché non ci sono descrizioni del mondo spirituale. Non ci sono informazioni, descrizioni a riguardo delle attività che si svolgono nel mondo spirituale. C'è soltanto tanta informazione in questo mondo materiale. Una volta Śrīla Bhaktisiddhānta fu avvicinato da qualcuno che disse: "Ma come fai a produrre un giornale, un magazine, un giornale, una rivista
una volta a settimana, mi pare, era una volta al mese, non so che uscita avesse. Come fai a dare tante informazioni sul mondo spirituale, sulla vita spirituale? Perché c'è questa idea della staticità, no? Della monoliticità, dell'impersonalismo, dell'assenza di varietà. E Shila Bhaktisiddhanta gli rispose chiaramente, francamente, il Simha Guru, il Guru Leone, rispose, veniva chiamato così, Simha Guru, il Guru Leone, rispose, ma come? In ogni singola città del mondo si producono quotidiani, più di uno, molto spesso, più di uno, che parlano soltanto del mondo materiale. Beh, allora, essendo il mondo materiale soltanto un quarto, cioè una minima parte dell'intera realtà, perché il resto è realtà spirituale, allora, altro che uno al settimana o uno al mese, uno ogni istante, un giornale, una rivista al secondo si potrebbe produrre, una rivista al secondo, altro che, no? C'è questa idea vaga, molto astratta, no? Quindi vuota, e quindi la gente non prova attrazione per il mondo spirituale, perché non, la cultura odierna non fornisce informazioni. E allora, noi che abbiamo avuto questa fortuna di imbatterci per misericordia, senza causa, ovvero la causa di questa misericordia non è riconducibile in qualcosa che possiamo aver fatto noi tanto da meritarcela, ma allora, ora, però comunque abbiamo avuto questa fortuna, no? In qualche maniera c'è stato uno spiffero, ad andar bene, uno spiffero di sincerità, che chiamarla sincerità è anche un po' troppo, è iperbolico, è un eufemismo. Rispetto a chi è sincero davvero, va bene, comunque c'è stato uno spiffero di pseudo sincerità nel nostro cuore, ecco che Krishna subito ci ha diretti verso una fonte di informazione trascendentale, il puro devoto, perfetta, autorevole, autentica, no? E da lui autorizzata. Abbiamo avuto questa fortuna, dobbiamo rendere fortunati gli altri, dobbiamo darla agli altri questa conoscenza, darla agli altri e condividerla con gli altri. Perché siamo molto bravi a lamentarci per le cose che non vanno, il governo, la politica, l'economia, non ci sono mai soldi, e non c'è mai questo, e non c'è mai quello, le malattie, la società, l'istruzione scolastica, università, siamo sempre tutti a lamentarci, e le forze dell'ordine, ecco, e chi più ne ha più ne metta. Ma cosa stiamo facendo noi che abbiamo avuto la possibilità di affacciarci a questa conoscenza trascendentale, conoscere il mondo spirituale attraverso le estasi devozionali di chi ci abita e non è mai andato via da lì, ovvero la sua coscienza non è mai stata, non si è mai distratta da lì. Cosa stiamo facendo noi? È colpa quindi anche nostra di ciò che accade di brutto e anche di ciò che non accade di bello nel mondo. Quindi dobbiamo mettercela tutta, tutta, per rendere il mondo un posto migliore, migliore da un punto di vista di occasioni di elevazione spirituale. Dobbiamo mettere in circolo questi libri, altrimenti perdiamo automaticamente anche il diritto al lamento. Perdiamo di fatto il diritto al lamento. Non abbiamo neanche più diritto di lamentarci, perché non stiamo facendo quello che dovremmo fare per rendere il mondo un posto migliore, ovvero per offrire opportunità di servizio devozionale, le stesse che stiamo avendo noi. Quindi intanto dobbiamo assimilarla e poi disseminarla questa conoscenza. Quindi, tornando sul punto, se il mondo fosse un luogo in cui tutti meditano passivamente, oppure un mondo fatto soltanto di luce, dove nessuno fa niente per l'eternità, dove il Signore medita sui suoi devoti, i devoti meditano sul Signore, sì, certo, beati loro, cioè beati, no? Ah, che beatitudine! Però non sarebbe un posto eccitante, capite, no? Capite il punto? Non è eccitante una cosa del genere.
Non è eccitante, qui troviamo eccitante, non lo so, conoscere una persona nuova, persone nuove, è eccitante, un nuovo lavoro è eccitante, una gita, in un posto che non conosciamo, un via, è eccitante, conoscere, agire, fare, ma anche un film al cinema di cui abbiamo visto il trailer di sfuggita, è eccitante. Comprarsi l'ultimo disco di Vattelo a Pesca è eccitante, no? Quindi attività, azione, dinamismo è eccitante. Ma se è eccitante, qui in questo mondo materiale dove la morte pencola come una spada di Damocle costantemente, guastando le nostre feste banali, no? Come diceva il poeta Poe nell'Ottocento, il bostoniano, diceva la morte, che cos'è la morte? È lo spettro che siede al centro di ogni nostro festino, o di ogni nostra festa banale, diceva qualcun altro, no? Allora, se troviamo eccitante questo, malgrado lo spettro che siede al centro di ogni nostra festa, ovvero il guastafeste, ma non possiamo neanche calcolarne la magnitudine di eccitazione che lo sturbo, l'eccitazione sempre nuova, sempre più intensa, che per l'eternità si può sperimentare nel mondo spirituale. Se già proviamo eccitazione qui, e allora lì è inimmaginabile. Allora, informarci per queste informazioni sono trasformative, no? L'informazione a favore della trasformazione, trasformazione della nostra coscienza, affinché la coscienza, ovvero, si sposti su ciò che è reale, su ciò che è vero, allora quello sì che è eccitante, no? Però non sarebbe un posto eccitante, non sarebbe neanche eccitante parlarne, se stanno lì tutti fermi, immobili per l'eternità. Vabbè, come diceva mia nonna, incapace di stare, anche mio nonno, anche lui incapace di stare fermo anche solo per un attimo, diceva, vabbè, a 96 anni. Una volta mi ha detto, sì, fu lui, non mia nonna. Molto attivo, molto dinamico mio nonno, anche a 96 anni. L'altro giorno l'abbiamo sentito, l'ho sentito, mi fa, non lo so perché mi fa male, qualcosa gli faceva male, ma cioè, hai 96 anni, cioè, vabbè, io volevo fare questa cosa, non l'ho potuta fare perché mi faceva male, ma guardate, cioè, allora, voglio dire, non è, allora, cosa dice? Cosa mi disse una volta mio nonno? Ha detto, c'è tempo per stare fermi, c'è tutta l'eternità, la morte per stare fermi. Adesso che ho un corpo, no, beh, non dice così, adesso che sono vivo, adesso che sono vivo, adesso che sono vivo, mi do da fare, poi tanto per rimanere fermo lì sotto a dormire c'è tempo per l'eternità. Quindi, sì. Felici, certo, meditano, però non sarebbe un posto molto eccitante. È per quello che la gente diventa sempre più atea. No, oramai l'ateismo è galoppante, l'apatia nei confronti di ciò che è spirito, ma no, basta, non ne possiamo più, non ne possiamo più, cioè, non è eccitante. Questa è la verità è questa, non è eccitante. Qualunque versione i religiosi possano offrire o i filosofi, non è eccitante. Ecco perché no. La società sta sterzando sempre più in maniera sempre più decisa verso il materialismo. C'è solo questo e basta. Quando muori finisce tutto e buonanotte ai suonatori. Quindi per voi diamoci da fare. Andiamoci da fare, sì, perché se no veramente, guarda qui. Se noi ci limitiamo ad ascoltare solo e non mettiamo in pratica quello che studiamo tutti i giorni, rischiamo di rimanere in un limbo. E passano poi anche 40 anni, 30 anni e siamo sempre fermi e non siamo trasformati assolutamente. Quindi diamoci da fare. Per esperienza, anche se prendiamo qualsiasi cosa, dalle nostre entrate, Krishna non ci lascia mai Mai. senza niente. Quindi non avete Impossibile. paura, non avete paura perché
E si può fare molto, molto di più. Ma voglio molto di più. Non limitiamoci solo ad ascoltare. Parlo per esperienza personale, quindi Hare Assolutamente. Krishna. Sì, assolutamente. Ti ringrazio molto. Krishna non ci lascia mai, mai, non ci lascerà mai, 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 mai. Non esiste, non esiste che un devoto possa soffrire la fame. Non è possibile. Allora, intanto Valeria dice, Prabhu, ma anche l'agire nel nostro quotidiano, nel sociale, sul posto di lavoro, in coscienza di Krishna, è azione in coscienza, giusto? Allora, sì. Nel senso, se, allora sì, se, cara Bhakti Valeria, se io nella società, offro un esempio fulgido di devoto di Krishna. E cosa fa il devoto di Krishna? Posiziona la sua coscienza, la sua intelligenza, la sua coscienza, la posiziona sul desiderio di Krishna. Qual è il desiderio di Krishna? Che il mondo sia inondato dalla Bhagavad Gita e dai libri che la sostengono, che ne sostengono, che sono tutti questi libri, insomma, che abbiamo, karma, reincarnazione, piuttosto che persino la cucina degli Hare Krishna, che sembra un ricettario, ma è l'ultima cosa che è un ricettario, l'ultima cosa, e espone le glorie del prasadam, cioè qua, mangiano tutti, dalle 2 alle 3, alle 4, chi mangia 5 volte al giorno, insegnare a offrire il cibo e a cibarsi di prasadam. Allora, sembra un innocuo, a volte lo si snobba, no? A cucinare gli Hare Krishna, il ricettario, non è un ricettario, quello è lo specchietto per le allodole, la cucina degli Hare Krishna, tutta la parte prima, che sensibilizza sulla non violenza, la compassione, prasadam. E quindi allora, Valeria, nel nostro quotidiano, anche sul posto di lavoro, le persone debbono vedere che noi siamo devoti, debbono vedere che con intelligenza non perdiamo neanche un'occasione per condividere la coscienza di Krishna, che non significa fare i fanatici, entrare a scuola, buttare dalla finestra il programma ministeriale, e mettersi lì a parlare ai bambini della storia di Prahlad Maharaj, della storia di... Sì, certo, tempo una settimana e ti licenziano, ovviamente, perché è una società atea, asurica, no? E ottenebrata, no? Ok. Sul nostro posto di lavoro, quando noi lavoriamo, no? Dal nostro posto, from your place, at your pace, access the grace, no? Dalla tua posizione, tu puoi, con i colleghi, con le mani, non devi neanche necessariamente gli devi parlare, però debbono vedere qualcosa che non hanno mai visto, e l'unico modo per farglielo vedere è immergersi nel santo nome, nel japa, invocare la presenza di Krishna, leggere questi libri, distribuirli e il gioco è fatto. Avviene la trasformazione, se ne accorgono tutti, possono anche non capire, però lo percepiscono che c'è qualcosa che di diverso. Lo capiscono le persone che ti conoscono benissimo, lo capiranno le persone che ti conoscono così e così, lo capiranno le persone che ti conoscono da un punto di vista professionale, di colleghi, che vi vedete a scuola, ciao ciao, tutto bene, riunione dei professori, dei maestri, eccetera, poi via, ognuno a casa sua, ognuno nella sua classe, chi si è visto, se ne accorgono tutti. E nel momento in cui se ne accorgono, alcuni di loro verranno a chiederti, cosa hai fatto? Il lifting alla coscienza? Cos'hai fatto? Che ti è successo? E gli dai un libro, gli parli di Krishna, li inviti al tempio, li coinvolgi in qualche maniera, sempre con l'intelligenza tipica del gentiluomo e della gentildonna, no? Sensibilità, conoscenza, cioè, e così, quello è. No, non il lavoro in sé per sé, anche se fatto perfettamente, perché mai dovrebbe essere servizio a Krishna? Io faccio qualunque lavoro, il chirurgo, e lo faccio con una precisione, con una deontologia, perché mai Krishna dovrebbe essere soddisfatto di quello? Se è quella la domanda,
Perché mai Krishna dovrebbe essere contento se io faccio, cioè, che gli, cioè, sono tanti bravi maestri, tanti bravi chirurghi, tanti bravi, dimmi tu, qualunque professione, avvocati, tante bravissime persone nel mondo che fanno benissimo il loro lavoro, perfetti cittadini, ma perché Krishna dovrebbe essere contento di questo? Perché? Ci sono sempre state, il mondo, persone così brave ci sono sempre state, eppure il mondo sta continuando ad andare a rotoli. Perché lavorare per Krishna significa, è un po' come tu lavori per la scuola, tu lavori per il ministero, tu, no, dell'istruzione, tu lavori per, significa che il tuo lavoro fa arricchire loro. Quello significa lavorare, e a te ti danno quello che ti serve giusto per arrivare a fine mese, affinché insomma proprio non smetti di lavorare, perché hanno bisogno che tu lavori per loro. Analogamente, lavorare per Krishna significa lavorare per Krishna. Cosa vuole Krishna? Che le anime si arricchiscano di conoscenza trascendentale. E allora il devoto di Krishna fa in modo che le anime si arricchiscano spiritualmente. Allora lo fa direttamente e lo fa indirettamente. Direttamente significa proprio andare, dare la conoscenza trascendentale, parlare di Krishna direttamente. Indirettamente significa dare un esempio di fulgore devozionale, quella luce che proprio emanano le persone, i trascendentalisti. Ecco che verranno a chiederti, che cosa sta succedendo? Quello significa. Quello lì significa. Emanuele dice: mi viene in mente San Francesco e di come la sua devozione si traducesse in continua predica oltre ogni ostacolo. Ricostruì con i confratelli a mano, sasso su sasso, un'antica chiesa diroccata. La sua letizia nell'azione è proverbiale. Questa è la Bhakti eternamente oltre i confini del tempo e dello spazio, è il Dharma supremo di ogni anima, molto molto bello. Sì. Che ora è? 19:46. È tardi? Ci fermiamo? È tardi? Valeria, che pensi? Dai, dammi un tuo riscontro. Cosa pensi? Prima Margherita, Mangala, Claudia Maria Teresa, Dennis, Valentina. Intanto, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Guardate il soffitto fluido luminoso di Laura. Eh? Krishna, cos'hai? LED? Cosa sono? Tipo lucette di natalizie, però non natalizie. Bello. Allora, Bello. io abito in una casa piccolissima e molto buia, perché Ah. sono in un vicolo dove non entra mai il sole, purtroppo. E allora ho messo delle lucine sulle travi di legno per dare un po' più di una luce un po' più Carino, molto bello, per bellissimo effetto. contrastare il senso un po' Di cupezza, di sì. buio. Sì, lugubre. Lugubre, Sì. addirittura Va lugubre. Guardate che bello, è bellissimo. bene. Molto bello. È Natale 365 giorni all'anno da te allora. Sì, guarda, in camera che non ho neanche la finestra, in camera ho messo al posto della lampadina, ho messo un alberello di Natale, di quello con tante lucine che si accendono e si spengono, molto ricco di lucine, che dà un po' di allegria, perché sennò è veramente una casa molto Da spararsi, un sì. obitorio, vabbè. Infatti chi viene a casa mia, qualche volta è venuto qualcuno a casa mia, è un po' umida sta casa, un po' buia, un po' tetra, non ci vivrei mai in questa casa. Quindi, Allora ho messo un po' di sì, lucette proprio. lì. Va bene, Hare Krishna, molto simpatico. Molto simpatica come cosa. Va bene, aspetta che aggiorno, vediamo. Bene, oh, c'è anche Trivikrama Prabhu, Hare Krishna Trivikrama Prabhu. Poi Laura, fammi sapere se vuoi che ti spedisca dei libri, anche ti ho mandato un messaggino oggi, poi mi fai sapere, e Book Crossing, insomma, se sai già di cosa si tratta. Allora, Emanuele dice, Krishna è felice se gli offriamo e dedichiamo anche il lavoro che stiamo facendo. Bravo, esatto, punto interessante, perché lavoro poi significa denaro. Cioè, allora, se una parte io la devolvo
alla diffusione della coscienza di Krishna, quello significa santificare il lavoro, come si dice. Esatto, sì. Allora, Valeria dice: credo che Krishna possa essere sempre al centro dei nostri pensieri, e già, e quindi qualsiasi nostra azione diventa servizio, come la distribuzione dei libri. Eh sì, bravo, bravo. Sì. Gokula Loka anche metterà le lucette, ha detto, a casa mia, che buia ma non vuota, c'è sempre Krishna. Vabbè. Va bene. Hare Krishna devoti. Sì, deve essere al centro dei nostri pensieri, Valeria. Deve, sì, è proprio così. Sì. Hare Krishna. Jai, Shila Prabhupada chi jai? Qualcun altro? Luigi? Viviana, Piero, Vittoria? Chiara? Hare Krishna, Caterina? Simona, Hare Krishna. Va Il bene. Bhakta Yoga, il puro servizio di devozione offerto a Krishna è il modo più elevato e più efficace per raggiungere il puro amore. Eh sì, che vociona, che è successo? Stai male? Hai un po' di febbre? Che hai? No, sono con l'auricolare, scusami. Ah, sei con L'auricolare. la voce profonda questa sera, hai la voce così baritonale. Sì, sì, ovviamente soltanto col servizio di devozione si può conoscere qualcuno, soltanto servendo, amando qualcuno si può Addirittura conoscere. nella Bhagavad Gita c'è scritto che chi appunto svolge il servizio proprio del Bhakta Yoga sviluppa delle qualità divine. Vero? Si risvegliano le caratteristiche dell'anima, ritornano alla luce. Gokula Loka dice: spero a febbraio di essere in India con voi. Krishna, va bene, speriamo di andarci, sì. Speriamo di andarci. Hare Krishna, Gabriella, Paola. Grazie a tutti i devoti, allora. Buonanotte, ci vediamo domani mattina. Domani mattina continueremo lo studio dello Shikshastakam. Stiamo analizzando il sesto Shikshastakam di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ainanda Tanujakim Karam. Buonanotte. Grazie, Hare Hare Krishna. Grazie a voi. Krishna. Grazie a voi, Buonanotte. devoti. Hare Krishna. Buonanotte. Buonanotte.